Grazie, siamo tornati finalmente con un nuovo video qui con una challenge. Da una challenge che abbiamo già fatto, ma oggi facciamo il secondo episodio del discorsi a caso. Yeah. L'ultima volta avevamo detto di mandarci le quattro parole per fare questa challenge. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, in descrizione c'è un video, è il primo video che abbiamo fatto su questa serie, quindi andatelo a vedere e poi magari passate a questo. Perciò nell'ultimo video abbiamo detto di mandarci in direct su Instagram, a parte le tette, di mandarci anche le parole che dobbiamo usare per questo video. Ognuno di noi ha scelto tra i tanti messaggi che sono arrivati uno tra i tanti, e quindi le parole più carine, ecco. Il fortunato vincitore per me è trattino basso Sea of Madness, due trattini bassi. Invece per è me una tipa, tra l'altro. Per me è Joe Banano XD. Ok, quindi ragazzi, per la prossima volta mandateci le tette, perché a me non so arrivare. Mandateci, mandateci le domande, le parole per la prossima challenge su Instagram e seguiteci anche se non l'avete ancora fatto. Oh, bella, sì. Allora, io un giorno sono uscito di casa. Ma giusto, onesto. ho visto uno che raccoglieva i fiori e ho detto, oh, guarda, un gay. che te lo so fare. Sai che è successo che in pratica quel gay? In realtà, non voglio dirlo, però lui, in realtà, è il gay con cui io faccio sadomaso. Se poi ti posso portare la vasellina, lo sai? Perché con lo stesso gay, io ci faccio sadomaso, io invece cioè, uso la vasellina. Ah, quindi sì. Tu in culi, io ci faccio il sadomaso. No, perché è che noi preferiamo usare tipo, che ne so, cose un po' più... esotiche, tipo l'aceto, capito? Di solito ci cospargiamo l'aceto. Poi magari, ecco perché fate sadomaso, perché devo spargere l'aceto, dato che l'aceto è alcolico, accende l'accendino e brucia. Prendi fuoco, fai tipo il piromano. Ma qual è la vostra safe word per finire il sadomaso? Quindi, allora, ricapitolando, tu fai sadomaso con un gay. Versandomi tutto l'aceto. Aceto? Sì. E che poi fai? È bello l'aceto, stimola. Entra dentro, no? È tipo wasabi. Sì, stimola l'aceto. E io però ci uso la vasellina, quindi è un po' più classico. Sì, anche se non troppo. Pensa che mentre tu, cioè mentre lo fai mentre io faccio questo gay, c'è sta la gente intorno che col tamburo fa boom boom boom, dai, mettilo dentro, dai, dai. Tu lo metterai dentro. Col tamburo fanno così. Fanno po' pro quando si rimettono, fanno trr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 
col tamburo, ovviamente. Come ci piace pure farlo violento, insieme all'aceto noi prendiamo una calcolatrice e cominciamo a sbatterci per fare... non so che cazzo... per fare espressioni, vabbè. Allora, se vogliamo metto, fare bene, se calcoli. Metto 3 ml di aceto qui, quanti ne avanzano? Allora tu prendi la calcolatrice e fai la 3 ml, meno un metro quadro. Vogliamo fare bene i calcoli, capito? Tipo diametro del culo del culo. Devi prendere misure se c'entra, dici. Calcoli l'area del pene. C'è chi l'ha calcolato su Yaduance. Vabbè. E niente, quindi usiamo questa calcolatrice per fare due calcoli al bene. Beh, da te che usi la calcolatrice. A me tocca usare il cemento. Cioè, la morte è successo che siamo rimasti incastrati, capito? Corcemento. Corcemento. Ma non fai la vasellina. Perché a volte si scambia. Scambia la vasellina col cemento. E quindi dopo un po'. Che, male, eh? Dopo un po' struscia. Ne c'è più. Che poi è pure armato, capito? C'è pure il prrr e spara. Però non spari il cemento, spari altre cose. Vabbè, spari sbobba. Ti servivo proprio io perché c'ho una pentola dell'acqua calda, se vuoi, che tante volte per lavarsi la tenemo. Quindi se ti che scioglie il cemento. Scioglie una cifra, se vuoi ci metto pure la lava, quello cazzo debba mai. Serve comunque perché allevia l'aceto, la vasellina e il cemento che usi te per usarlo. Che cazzo? Perché? E io gli dico pure a te, attento, c'è mento. Madonna, questa era brutta. Allora, vediamo se avete indovinato le parole. Cioè, avete indovinato perché stanno scritte qua. Sì, in effetti ci avete perciò, lui. Vediamo se tu hai indovinato le parole mie. Cemento, armato, penso. No, no, armato no. No, armato no, cemento. Poi. Basta. Vasellina. Sì. Gay. Sì. Manca una. Cazzo, mi sono ascoltato proprio che hai detto.
Che era? O è Daio e mettilo dentro i tamburi. Che tamburi. Tamburo. Tamburo. Quando il tamburo fanno ruole, ha messo dentro. Capito? Era quella cosa. Vai, invece le due sono Sadomaso. Ah, me ne sono scordato uno. Sadomaso, aceto. Che poi erano quattro a testa, però. Sadomaso, aceto, acqua calda. No. Calcolatrice. Sì. E acqua bollente. No. Pentola dell'acqua calda. Borsa dell'acqua calda. Pentola bollente, pentola calda, pentola acqua bollente. Oh, pentola calda. E basta. Pentola. Cioè, mettimi pentola e basta. Tu devi indovinare, faccio. Vabbè, quindi ci siamo. Sì. E poi ce n'avi un'altra che fammi indovinare. Che poi scusa, devo andarmi a cambiare l'assorbente. Basta. Assorbente. Diciamo che questo episodio è stato carino perché tutto è partito dal gay. Fatto in modo che tutto questo che tutto coincide e venisse. E questo è il bello di questo di questa challenge, che tu parti da una parola e non sai minimamente dove arrivi. Comunque, se vi è piaciuto questo video, lasciamo 5.000 like, arriviamo anche a 10.000 per avere un prossimo episodio. E mi raccomando, sul direct le tette. Proprio, Sto aspettando le tette, no, comunque. Sì, comunque sì, se volete mandarle anche a me, grazie. E niente, le parole. Le parole, mandate le parole. Le parole. Magari ci sono tutti tette. E niente, ragazzi. Se no, voi ragazzi, scrivetemi quattro parole sulle tette. Onesto. Cioè, due missioni con la fava. Cioè, e vabbè, dai, a parte tutto, no, stiamo scherzando. Niente, ragazzi, lasciamo 5.000 like e ci vediamo al prossimo video. Seguiteci su Instagram e tutto quanto, bella. Non c'è più profilo privato, bella. Di Facebook, ovviamente.